questo video vediamo come ho realizzato graficamente utilizzando gli elementi baby che ho fatto nei tutorial precedenti, creandogli un mini album di un anno per il bambino. Vedete, poi ho tagliato le pagine e ora andiamo a realizzare la struttura. Come vedete, queste sono due pagine da 21x10 e il dorsetto è da 2 cm, sempre per 10 di altezza. Ok, io per avvantaggiarmi mi sono già fatta un cartoncino, vedete, dove ho lasciato 2 cm in alto, 2 cm per lato, e in modo che poi al centro andrà inserito il cartoncino poi che sarà rivestito. Prendo un dotter, vedete, e vado a ritracciare le coordinature in modo che poi lo vado a piegare e tagliare. Taglio gli angoli in modo che poi possano chiudersi. Ok, come vedete ho tagliato gli angoli e passo alla colla. Alla seconda facciata e faccio la stessa cosa, vedete, vado a ritracciare col dotter tutti gli angoli e poi dopo vado a tagliare gli spigoli con le forbici. Passiamo al dorsetto, vedete, rifacciamo la stessa procedura, andiamo a ripassare il dorsetto e lo andiamo a piegare. Mentre aspettiamo che tutto si asciuga, andiamo a fare delle pieghe da 2 cm per 10. Come vedete, io mi sono già creata dei puntini che devo solamente unire e poi piegare. Ok, dopodiché prendiamo tutte le facciate, vedete, compreso il dorsetto, e andiamo a posizionarli. Io metto un cartoncino, vedete, al centro, poi prendo del nastro biadesivo con il quale vado a incollarlo, in modo che questo cartoncino fa mantenere fisse le due facciate, compreso il dorsetto. Vado a mettere altro nastro biadesivo, vedete, anche sulla fine delle facciate. Andiamo a mettere, vedete, adesso del nastro biadesivo anche sulle altre facciate. Ecco qui, vedete, poi andiamo a prendere qui questa parte di ventaglio e andiamo a incollarlo anche sulla facciata interna, perché poi sarà coperta. Eccola qui. Riprendiamo il nastro biadesivo e lo andiamo a mettere anche sopra la parte che abbiamo attaccato. Prendiamo il cartoncino per rivestirlo e andiamo a coprire, vedete, tutto. Stessa cosa andiamo a fare anche dall'altro lato. Andiamo a togliere prima tutti i pezzi di biadesivo e andiamo a incollare quell'altra facciata. Ok, come vedete abbiamo chiuso il mini album, ora andiamo a incollare questa grafica che ho realizzato io.
prendo la colla stick e vado a incollarla sulla facciata, eccola qui. Vado a prendere adesso degli elementi, come vedete questa è una cicogna, e io prendo uno scotch, quello lì spessorato, e vado a metterlo qui, vado a spellicolarlo e poi vado a mettere la cicogna e comincio a decorare la copertina. Io ho intagliato tante piccole scritte che c'è scritto Baby Boy. Ora mi metto con la pazienza e incollo ogni singolo pezzo. Ok, dopo andiamo a incollare le pagine neutre in ogni facciata, vedete? Prendo il nastro adesivo e vado a inserire le pagine. Ok, e finiamo tutto quanto. Vedete che ho anche inserito degli angoli che poi ho verniciato con lo smalto. Ora passiamo a incollare le pagine che ho creato io. Ora vi mostro un po' alla leggera come ho creato queste pagine, quindi la grafica, quello che ho inserito. Questi box sono dove andranno le fotografie. Vedete qui la foto dei ricordi. E ho fatto da 10 a 12 minuti, il primo compleanno, sempre foto dei ricordi, il primo Natale, spero che questo mini album vi sia piaciuto. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie e ciao a tutti.